Stanno ancora aspettando la commissione d'inchiesta, i cittadini, una commissione d'inchiesta che è stata chiesta dal Movimento 5 Stelle, dalla Lega Nord, che è stata, prima era la Camera, poi hanno detto ok al Senato, tanto per rimandarla. Questi cittadini gli vanno restituiti tutti i soldi, cioè uno non può essere felice perché qualcuno arriva a casa, ti ruba, però poi dopo ti riporta un anello, te ne ha rubati 10, tu dici va bene, me ne ha riportato uno, ok va bene così. Poi il decreto, quello banca, se uno viene a casa e rubano a casa, non è che lo Stato perché mi ridà un anello quando me ne ha rubati 10. Il bail-in partiva a gennaio, dobbiamo anche ricordare che quello che è stato fatto è il bail-out, non il bail-in, di gente che non sapeva neanche che potesse far cadere. I truffatori sono persone che ci sta collando quello che succede. No, però ha ragione, prego. Anche sulla questione delle banche, allora, oltre all'80%, che è una cosa vergognosa perché andrebbero restituiti tutti, in più, dentro quel decreto c'è anche la parte quella legata ai mutui, alle rate dei mutui, che è un'altra grande vergogna, quella delle tre rate dei mutui in 9 mesi di tempo, se uno non paga per 9 mesi. Perché cosa succede? Ora faccio un esempio su tutte. La banca, quella popolare di Vicenza, ad esempio, che le azioni sono state azzerate, se uno aveva quelle azioni per un mutuo, come garanzia un mutuo, essendo azzerate, ora può essere retrattivo quello dei mutui non richiesti, per cui ti possono prendere anche la casa e dirti io va bene, ti accendo e porto avanti il mutuo, però mi devi dare la tua casa, che vuol dire la seconda casa, oppure la cosa più grave è che può essere l'azienda. Non dite così, può essere l'azienda, la seconda casa o l'azienda, non può essere la prima casa, ma questo è grave uguale. Perché uno che ha un'azienda non riesce in un momento di crisi a pagare 3 mutui, gli viene portato via il fabbricato dove ha dentro la sua azienda, ovvio è, il problema è identico come la prima casa.